ragazzi qui da Nefrio, benvenuti su un nuovo episodio di Modcraft con i progazzini Siamo all'episodio 124, se la mia memoria non fa cilecca. E prima di cominciare questo episodio, voglio come al solito lasciarvi le domande del giorno e il commento del giorno. Allora, voglio iniziare con il commento del giorno di oggi. Che però mi è stato mandato via messaggio e la persona che me l'ha mandato mi ha chiesto di non dire il suo nome per eh, non so quale motivo, non mi ha spiegato il motivo vero e proprio. Quindi lo rispetterò, rispetterò la sua scelta e non andrò a dire il suo nome. E l'idea che mi da lui è quella di fare un po' di pixel art varie in giro per il nostro workshop giusto per abbellirlo, per riempire per esempio i buchi che abbiamo al centro, quindi eh, appunto lui mi ha consigliato che ne so di fare una pixel art nel terreno qua, di farne una che ne so appoggiata qui nel terreno o diciamo incisa dentro il vetro, proprio nei punti centrali dove diciamo non c'è ehm, nulla, quindi qua per esempio dove abbiamo tutta quest'area libera potremmo fare una pixel art. Da questa idea mi è venuta in mente un po' una cosa, è che vorrei iniziare a fare dei progetti un po' di costruzione, perché di costruzione? Perché eh, stiamo facendo molti molti progetti che riguardano solo ehm, appunto cose tecniche, cose che riguardano eh, il pensiero e cose varie. E appunto quello che voglio chiedervi oggi come domanda del giorno è se preferite come prossimo progetto di costruzione, possiamo chiamarlo così: l'arena oppure le varie pixel art in giro per il nostro mondo. Quindi non solo per i workshop, magari ne andremo a fare una sulla montagna, eh, una incisa nei muri. Dovunque noi abbiamo una possibilità di andarla a fare eh, ne andremo a fare una un'altra cosa eh, che voglio dirvi è la seconda domanda del giorno vi ricordo che è molto molto importante perché stiamo iniziando a fare molte molte cose di quelle che abbiamo già inserito qua e le cose che eh, diciamo ci sono rimaste non sono così interessanti quindi se avete un progetto un'idea o qualcosa che vi piacerebbe eh, appunto vedere nella serie o che vi piacerebbe essere eh, appunto ehm, eseguita e provata da me nella serie potete pure lasciarla nei commenti perché mi mi aiuta moltissimo a sapere cosa vi piacerebbe vedere, quali progetti vi piacerebbero vedere e appunto che cosa volete magari conoscere voi delle uh, mod e di minecraft testo quindi se avete delle idee lasciatemele pure uh, da, da anche, anche idee sceme totalmente anche idee semplici anche di costruzione qualsiasi cosa che voi vogliate comunque prima di iniziare questo episodio voglio dirvi una piccola cosa uh, prossimo episodio dovrei riuscire ad aver finito l'intera serie di um, delle mod non sono sicuro se ce la farò a scriverle oggi o domani uh, perché domani e domenica forse un po' più di tempo di oggi e ehm, appunto cercherò di darvele per l'episodio 125 parlando dell'episodio 125 voglio dirvi che in quell'episodio lì andremo a iniziare finalmente la ehm, produzione e utilizzo nuovo di, ehm, del, della nostra Wumatter quindi andremo finalmente a fare quel progetto che dovevamo fare da un bel po' di tempo che è quello di andare a utilizzare la nostra Wumatter nei modi più pazzi che ci passano per la testa quindi c'è quello e un'altra cosa che voglio chiedervi diciamo non è proprio una domanda però è una cosa che voglio eh, chiedervi giusto come una risposta e se volete altre cose sulla computer craft perché sinceramente abbiamo visto più o meno tutte le cose basi il resto sono solo codici un po' noiosi da fare un po' ripetitivi quindi se volete la computer craft me lo potete dire nei commenti perché eh, appunto se non me lo dite non posso sapere se la volete oppure no eh, e se non la volete o se vi annoia magari datemi qualche idea per renderla un po' più divertente o per renderla un po' più carina carina da vedere comunque bando alle ciance abbiamo già sprecato moltissimo tempo in questa piccola intro penso che abbiamo già sprecato tipo 5 minuti e eh, nulla iniziamo con questo episodio andando a lavorare a un paio di progetti eh, iniziando con la nostra piramide perché la voglio portare un po' avanti Ok, allora, rieccoci, come vi ho appena detto, andremo a lavorare un po' alla nostra piramide, potete vedere che ho un sacco, un sacco di item com'è, un sacco di blocchi di lapis, un sacco di blocchi di iron e un, uh, un po' di frame più altri 5 beacon block. Allora, questi nostri beacon, vi spiego questi per primi perché sono la cosa più semplice da spiegare, ci serviranno per uh, non solo creare un fascio di luce centrale, ma anche di crearne altri in giro. Quindi il nostro primo beacon block andrà qui dentro e sotto di esso andremo a fare una piccola cosa con i blocchi di iron. Andremo a iniziare una seconda piramide un po' più nascosta che sarà proprio qui sotto, quindi questa sarà l'unica parte della piramide che sarà veramente eh, nascosta, quindi non eh, potremo vedere fin qua sopra, quindi non entrerà luce da qua, perché appunto abbiamo questa punta in ferro che eh, poi è piuttosto carina anche da vedere e eh, una volta fatto questo andremo a praticamente a far attivare il nostro beacon block in modo da non solo avere il fascio di luce, ma anche avere l'effetto, anche se è una piramide finta, quindi praticamente avremo sia l'effetto vero e proprio fuori, ehm, appunto all'esterno della piramide, anche all'interno. E probabilmente andremo a mettere qualcosa come velocità oppure salto, anzi, se, anzi, forse è meglio velocità. E una volta fatto quello, ne andremo a mettere altri 4 che andranno più o meno negli angoli, eh, di non so che livello, pensavo di farli più o meno a metà. Non so qual è la metà, ma dovrei contare 10. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quindi qua, eh, questo blocco qua Magari lo segniamo con una frame così sappiamo che è questo eh, A questa altezza qua dovremmo andare a mettere gli altri 4 beacon block Uno in ogni angolo del nostro fascio blu di eh, questi nostri zafferi e una volta fatto quello eh, avremo praticamente finito anche quella parte della nostra piramide lì e l'unica cosa da fare sarà appunto completare il tutto con i blocchi un'altra cosa è che ho ricontato il numero degli or. e non sono 24 sono ben 21 eh, quindi 3 in meno di quelli che avevamo programmato perché abbiamo rimosso uno di tin uno di copper e uno di eh, cos'era? uno di silver Sì, uno di silver e eh, quindi ho dovuto rifare un po' la base della parte in lapis l'ho accorciato un po' e potete vedere che gli extra le ho messe a lato Ed ora non solo voglio andare a eh, creare In qualche modo L'intera prima base E magari fare i primi due o tre blocchi Ma con le frame che ho E eh, devo farmi anche dei frame motor Almeno che non ne ho già altri da casa, a, a casa Voglio prendere e eh, creare un piccolo sistema che mi permette di eh, Magari aprire una specie di portone enorme Qua Che abbassa tutti i blocchi eh, Ci permette di entrare in stile scaletta E ci permette di arrivare fin qui sopra eh, Quindi la prima cosa che dovremmo andare a fare sarà fare il nostro portone qua, quindi diciamo che questo blocco più questo più questo si andranno ad abbassare tutte e tre e eh, arriveranno tutti come pavimento ci permetteranno di entrare, poi qua probabilmente al centro o da qualche parte faremo una scaletta per arrivare fino all'alto e eh, all'alto voglio fare un altro, un altro sistema che probabilmente sarà qua dove abbiamo i nostri ehm, blocchi di Xencorium bianco perché è il primo blocco che abbiamo, che li alza, eh, non li andremo a fare così, non, non andremo a Veramente a farli alzare, ma li andremo, diciamo, a far scomparire dal punto in modo da poter guardare fuori dalla nostra piramide. Quindi, giusto un paio di cose che volevo dirvi. Ed ora, eh, appunto, eh, possiamo passare ad altro. Ok, allora ora voglio fare un ultimo passaggio nella nostra produzione di carbone. Voglio farvi notare che ho finito il nostro, eh, la nostra facciata, la nostra parte in vetro, ho messo la nostra leva, potete vedere che ora è attiva per tenere disattivato il nostro, ehm, il nostro spawner. E qui dietro ho messo una inverted cell. Che quando eh, diciamo il segnale è attivo eh, rilascia un segnale eh, appunto spento dall'altra parte. Invece, qu invece, quando il segnale è eh, spento, rilascia un segnale attivo. Quindi Praticamente quando noi rialziamo, eh, quando noi facciamo alzare la nostra leva, eh, la, nostra, ehm, la nostra Tesla Coil sarà attiva. Quindi andrà a uccidere mob. Invece quando abbassiamo la leva si andrà a disattivare la Tesla Coil. Quindi se io ora passo qua non mi fa danno. Se la vado a riattivare, magari faccio un passaggio molto molto veloce. Potete vedere che i nostri mob stanno morendo e stanno prendendo danno. Non prendo danno io perché eh, appunto si sta concentrando sui mob. Quindi potete vedere l'unico problema è... Che c'è questo piccolo problema qui um, che praticamente quando spawnano io, uh, i mob e uh, non vengono uccisi rimangono lì però io posso fare così e verranno uccisi molto in fretta e non ne spawneranno altri quindi potete vedere che funziona piuttosto bene ora qual è il problema con questa nostra cosa il problema è che non abbiamo un sistema per uh, diciamo il uh, um, sorting di tutti gli item allora per il carbone e per uh, i nostri uh, bone abbiamo già un modo per uh, trasportarli per gli skull che sono quelli che vengono droppati a volte da essi, eh, non abbiamo un vero e proprio modo. E anche per uh, le armi, quindi per ora le armi se non sbaglio le state depositando qua, potete vedere che ha messo anche della cobblestone qua per non so quale motivo, però quello che voglio fare è trovare un po' quella cesta là, però in realtà di trovare la cesta potremmo fare come avevo già in mente, possiamo prendere uno di questi nostri export bus, metterlo magari qui, uh, mettere qua la nostra ender chest che ho fatto uh, nera bianca nera e poi collegarla e far andare qua tutte le spade che vengono droppate dai nostri mob quindi qua ne abbiamo un paio le possiamo inserire qui dentro in modo che le attivino vediamo sempre attiva nuovi stack perfetto se io inserisco queste lì dentro dovrebbero essere trasportate non so se il livello eh, del danno cambia o eh, appunto dà qualche effetto strano ma per ora le lasciamo così e poi andiamo qua a mettere al posto di questa cesta qua andiamo a mettere eh, la nostra ender chest che abbiamo appena fatto quindi eh, funzionerà sempre come prima che gli item verranno distrutti però abbiamo un ender chest, e quindi possiamo anche mandarci eh, item da dovunque noi siamo. E verranno appunto buttati lì dentro, e verranno poi distrutti, mandati nel nulla. Comunque, ora voglio andare a prepararmi un paio di item perché voglio fare un piccolo cambiamento qua eh, che vi spiegherò fra poco perché, eh, appunto, non voglio fare nulla senza avere gli item prima. Ok, allora ho rimosso tutto quello che c'era. Ho qua tutti gli item che ci serviranno ed ora voglio semplicemente rifare tutto il sistema perché voglio avere anche un sistema per eh, gli alberi normali. Quindi avremo uno e uno. E eh, quello che andremo a fare sarà riposizionare questi nostri ehm, harvester in modo da averceli uno che guarda uno e uno che guarda l'altro. Al centro ci andremo a mettere il nostro Tesseract in modo da poter prendere l'energia. Eh, I nostri eh, golem li andremo a mettere dopo. Eh, voglio mettere. Un, uno di questi nostri deployer qua con i silverwood all'interno uno qua e eh, infine uno qua, perché due sul lato e uno sull'altro? In questo lato ne abbiamo solo uno perché non può essere utilizzato il bomial sui nostri eh, silverwood, invece qua ne abbiamo due perché possiamo appunto utilizzare il bomial sui nostri eh, alberi normali, quindi fatto questo dobbiamo prendere un golem da mettere qua e uno da mettere qua e poi qui dietro devo andare a mettere una emerald pipe che tra Trasporta le mele e cose varie in un'altra parte. Poi qua abbiamo il nostro bombil. E l'unica cosa da fare ora è collegare i cavi. Ora allora sarà un po' complicato perché dovrò andare per forza sottoterra. Ma speriamo che non sia un casino enorme. Eh, ora i nostri golem stanno già facendo il loro lavoro. Neanche colpito uno per sbaglio. Ma tralasciamo. E eh, quello che voglio fare. Vediamo. Anzi, rialziamo un po' il terreno. Perché forse l'ho abbassato un po' troppo. Eh, voglio collegare da qui sotto. Sotto così, quindi 1, 2, 3. Così li mettiamo. Il nostro sequencer e facciamo la stessa cosa di qua. Dovrebbe funzionare senza problemi. Almeno che io non ho fatto i miei calcoli in modo sbagliato. E qua andremo a mettere un secondo in modo che non sia così tanto. E eh, potete vedere che sta già iniziando a lavorare. Quindi, eh, ecco qua che recupera tutto. I nostri golem ora sono bloccati perché non ho messo le nostre cose e eh, diciamo si sono bloccati in mezzo. Per ora, voglio fermare il tutto in modo che non si attivino altri alberi e che non vengano piazzati. Perché i nostri golem sono bloccati. E anzi, prendiamo subito la nostra Enzo e facciamoci delle eh, nostre eh, panel, anzi, dei, delle cover in modo da bloccarli e non farli andare là sotto. E per tirarli fuori li dobbiamo per forza uccidere. Quindi, tu muori e tu muori, che poi non sono morti, ma li ho solo presi. E qua mettiamo la nostra piccola eh, cover in modo da non farli cadere dentro. E ora dovrebbero essere capaci di prendere tutti gli item che vengono droppati qua. Quindi, molto, molto semplice. Nulla di così complicato. E eh, ora forse se riesco a piazzare la nostra cover nel modo giusto, così, perfetto. Possiamo rimpiazzare i nostri golem e rifar partire tutto. L'unico problema è che devo rimpiazzare questo. Eh, quindi rimettiamo il nostro sequencer, mettiamo di nuovo un secondo, chiudiamo prima che succeda qualcosa. E speriamo che i nostri golem non finiscano nel buco. Ora togliamo tutti gli item extra. E eh, abbiamo praticamente finito. Ora, se non ci cresceva un albero in faccia, forse riuscivamo anche ad uscire. Però, eh, ora potete vedere sta già lavorando. Il tutto eh, non sono sicuro di come andrà a finire questa cosa. Perché ehm, certi, certi dei nostri sapling normali andranno a finire qui dentro per Forza. Quindi mi sa che andrò a separare il tutto in qualche modo nel futuro. Ma per ora eh, ci importa giusto il poter produrre gli item e eh, appunto averceli praticamente infiniti. Perché potete vedere quanto veloce sta andando. Ok, allora, per continuare questo episodio voglio andare a fare una cosa un po' diversa, che è andare a fare un una piccola riparazione alla nostra farm. Perché come potete vedere al momento, se i nostri zombie stanno magari zitti, ok, sono morti, uh, si sta un po' uh, rompendo l'intero meccanismo perché gli item vengono lasciati qui dentro e non vengono mai tirati fuori. Quindi, per risolvere questa cosa, come prima cosa andiamo a spegnere, poi qua mi sono messo tutti gli item che ci serviranno. Uh, la prima cosa che voglio fare è rimuovere questi tubi qua, quindi per ora andiamo a bloccare il flusso di uscita degli item e andiamo a metterci in questi due punti qua magari senza rompere l'intera nostra farm non volevo rompere così tanti blocchi ma tralasciamo uh, andiamo a mettere due blocchi qua nuovi che sono altre due hatch che sono quelle che ci permettono di uh, tirare fuori gli item andremo a mettere tre iron pipe che andranno a guardare tutte dallo stesso lato in modo da far andare gli item tutti nello stesso punto e potete vedere che già stanno uscendo quindi non è così difficile da capire è semplicemente avere una tripla uscita di item in modo da eh, un po' eh, farli spostare più in fretta e riuscire a eh, fare un managing degli item totale un po' più veloce, quindi potete vedere che ora gli item stanno uscendo un pelino più veloce adesso si deve velocizzare un po' la farm se l'attiviamo dovrebbe andare un pelino ancora più veloce, però eh, piano piano andrà a risolversi la cosa se il problema ehm, cioè, rimane, se il problema eh, continua a presentarsi andrò a mettere altre di queste pipe, ma potete vedere che ora sta andando piuttosto veloce perché gli Item stanno uscendo in fretta. E uh, un'altra cosa che voglio fare è mettere una cosa qua. Con uh, i semi, perché i semi ora non li posso più trasformare in plantball. Quindi voglio mettere qua il nostro uh, Alcatesh o Alcaest, Al sì, alcaest uh, lì dentro. Per far trasformare i semi in uh, um, come si chiama? In grano. Quindi una piccola cosa giusto per portarci avanti anche in quello. E uh, ora abbiamo praticamente finito. Possiamo passare ad altro e uh, il nostro Alkaest non ha durabilità, quindi andrà avanti all'infinito. E ehm, appunto siamo messi piuttosto bene qua. Eh, questa nostra cosa non funziona più perché si sono rimosse le combinazioni della Equivalent Exchange. Ma non è un gran problema. Uh, il uh, meccanismo di uh, degli item sembra andare piuttosto bene. Questi li andrò a tirare fuori a mano, perché, sennò uh, non riusciremo mai a tirarli fuori. E ora voglio vedere quanto tempo ci rimane come prima cosa nel video. Perché oggi abbiamo fatto un bel po' di cose. E uh, poi, magari vediamo cosa fare oppure ehm, appunto vi mostro un paio di cose o vediamo appunto quanto tempo ci rimane e decidiamo Ok, allora, visto che abbiamo già sprecato molto tempo a lavorare veramente, eh, quello che voglio andare a fare ora è mostrarvi un paio di item che andremo a utilizzare nel prossimo episodio per un nuovo progetto. Questi due item si chiamano Bioreactor e Bottler. Allora, come prima cosa andremo a vedere il Bioreactor o Bioreactor detto un po' più italianizzato. Eh, però, allora, cos'è questo nostro Bioreactor? Allora, noi lo possiamo piazzare nel mondo, ovunque, non ci interessa veramente dove. E eh, quando lo apriamo abbiamo un po' di cose, abbiamo eh, una finestra dove possiamo inserire tutti gli item che c'entrano con la natura però per esempio certe cose non vengono utilizzate e potete vedere che praticamente quello che succede è che gli item vengono presi e vengono sfruttati per creare eh, il nostro biofuel, Qui potete vedere che abbiamo un punto dove dice efficiency o efficienza che sta a significare ehm, appunto eh, quanti item sta utilizzando al, mo al momento, quindi per esempio se noi gli diamo 5 tipi diversi di item come che ne so patate, carote, semi ehm, poi non so cosa vediamo patate, eh, carote, semi il grano non lo usa e eh, vediamo i sapling magari eh, due tipi di sapling eh, lui andrà praticamente a produrre più biofuel se gli diamo più eh, opzioni quindi potete vedere che ora ne abbiamo 4 e abbiamo l'efficienza a 440 e la possiamo portare fino a 1440 che è 80 per tutti questi quindi la possiamo portare fino a sopra se riempiamo questa intera cosa e se riempiamo anche questa grid qua in più potete vedere che come altra cosa sta producendo qua eh, un buffer che ci servirà non solo a eh, in qualche modo essere eh, utilizzato dal nostro sistema ma ci permetterà anche in qualche modo ehm, di lavorare più in fretta di far lavorare la macchina più in fretta questo nostro biofuel lo possiamo portare al nostro bottler che è piuttosto interessante e un'altra cosa su questo nostro Bioreactor non utilizza energia, quindi è molto 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 efficiente perché praticamente stiamo producendo energia e eh, biofuel da soli item. E cos'è il bottler? Allora, il bottler è una cosa molto molto semplice da capire e da eh, un po' scoprire cosa fa. Eh, lo si capisce molto dal nome, ha un nome estremamente semplice, bottler bottiglia eh, e dal cui si capisce un po' quello che fa. Se noi inseriamo qua delle can, potete vedere che ora se ci applichiamo dell'energia... Eh, tramite questo nostro um, piccolo testaract, lui andrà piano piano a inserire il biofuel dentro le can che è prodotto da, nostra, um, da questo nostro um, bioreactor che abbiamo qua quindi in poche parole possiamo riempire qualsiasi tipo di can con uh, il liquido che ci interessa, quindi è una piccola cosa che ci permette di riempire le bottiglie e uh, questo lo possiamo fare con qualsiasi tipo di liquido, potete vedere ho qua dell'acqua se io la riempio uh, e uh, aspettiamo che lui lo fa, uh, la Torna a riempire senza problemi, quindi non è veramente difficile come cosa. Lo posso fare praticamente all'infinito e, ehm, appunto, non utilizza nemmeno tanta energia. Quindi è molto molto utile. Questa cosa la andremo a utilizzare nel prossimo episodio per. Ehm... Un po' sfruttare il uh, meccanismo um, o il uh, fatto che possiamo produrre uh, biofuel senza spendere un centesimo, senza spendere un centesimo in fatto di energia e uh, appunto lo andremo a sfruttare per produrre energia praticamente gratis tramite questa piccola cosa, quindi giusto per darvi un heads up su quello che andremo a fare e um, su perché lo andremo a utilizzare. A proposito, il bioreactor uh, è di uh, Minefactory e invece il il bottler è di uh, Billcraft o almeno se non ricordo male è di Billcraft se ho sbagliato potete correggermi nei commenti, comunque mi dispiace dirlo ma mi sa che per questo episodio è tutto perché siamo già ai 20 minuti quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto, oggi siamo andati a lavorare veramente veramente tanto quindi spero che apprezzate il mio sforzo e uh, nulla, vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, scrivervi: fare tutte le cose che dicono in ogni santo e singolo episodio che ormai sapete già e vi ricordo di rispondere alle domande del giorno se volete un po' partecipare la serie e se volete essere un po' più eh, parte della serie se volete dire la vostra parola sulla serie su quello che facciamo e nulla con questo saluto, bella raga, qui Danifra